Ciao a tutti e benvenuti finalmente in questo mio nuovo video. Avrete visto sicuramente in tantissimi il trailer che è uscito pochi giorni fa. Oggi siamo qui per parlarvi infatti di Death Shield. Ciao ragazzi, sono Giorgio Battisti, in arte Giorgio e sono il disegnatore di Death Shield. È un progetto che abbiamo iniziato insieme ormai diversi mesi fa. Ormai in realtà è passato quasi un anno, a dire la verità. Sì. Ci abbiamo lavorato proprio a quattro mani e finalmente sono riuscito a esprimermi con quest'opera che è quella. Spacca. Esatto. Sono riuscito veramente a mettere me stesso. Grazie agli splendidi disegni di Giorgio l'ha valorizzata al massimo. Anche se la trama l'ho scritta io, ve la dice Giorgio che l'ha disegnata perché così ci Perché va. ci piace. Il protagonista della nostra opera è Chris, questo ragazzo di circa 19 anni che sta disperatamente cercando un lavoro per diventare un adulto responsabile nella società che lo circonda. Ma per disgrazia del destino, ogni colloquio che lui fa gli va veramente, veramente male. Finché un giorno non incontrerà, dopo uno di questi colloqui fallimentari, al parco, questa ragazza, questa misteriosa, fighissima e bellissima ragazza, che lo intrigherà da morire, lo trascinerà, succederà un qualcosa per cui la sua vita cambierà per sempre in maniera definitiva in un vortice di misteri, tutti incastonati uno dentro l'altro come una matrioska, che per essere smatassati e letti vanno seguiti nel volume. Non voglio dire troppo perché merita veramente di essere assaporato pezzo per pezzo. Infatti, lavorare in due, oltre a rendere l'opera migliore sotto tanti punti di vista, la rende anche molto molto più veloce quando si tratta di un'opera a più volumi. Così riusciremo a pubblicare ogni anno due volumi. L'avessi Yeah! fatta da solo, praticamente già un volume all'anno era un miracolo. Così invece riuscire ad uscire ogni 6 mesi con un volume nuovo, sempre fissi, è davvero una gran cosa. È fattibile. Esatto. Ce la si fa. Ce la si fa tranquillamente, Giorgio è un mostro. Io vi sto facendo vedere in questo momento alcune tavole in anteprima. Piccola intromissione dal mangaka del futuro per spiegarvi meglio la tipologia delle due edizioni del manga. Allora, la prima edizione è quella in preordine che trovate sul sito di Shockdom. Il link è il primo qua sotto nella descrizione o anche nei commenti. Questa edizione è anche detta Metal Edition perché ha la cover laminata, ovvero ha proprio un effetto metallizzato ed è inoltre in edizione limitata adatta appunto ad un pubblico dei collezionisti, infatti sarà solo in 500 copie, per cui una volta che saranno finite queste 500 copie in preordine non sarà più possibile avere l'edizione limitata della Metal Edition. Oltre alla cover trattata con uno speciale procedimento tipografico, a casa vi arriverà anche la cartolina del capitolo Rapimento, tutta bella full color, ovviamente autografata dagli autori. Il costo di questa edizione è di 10 euro. E i manga saranno spediti a partire da metà ottobre, mentre alle fiere come a Romix, poi a Lucca, poi in tutte le fumetterie e infine anche su Amazon, troverete la Standard Edition. Come dice il nome, appunto, è la versione base, quindi avete semplicemente il volumetto, ha il contorno nero. Questa non sarà possibile preordinarla, ma la troverete solo fisicamente, poi la potrete volendo anche ordinare appunto in futuro, dal 2 novembre in poi, su Amazon, oppure la prendete in fumetterie, eccetera. E il prezzo sarà di 6,90 euro, quindi in media con i manga che ci sono sul mercato. Quindi, ricapitolando, la Metal Edition è un'edizione rivolta proprio ai collezionisti. Quindi sia avete l'opera, ma l'avete innanzitutto in un'edizione limitata a 500 copie, con la cartolina autografata, che è un modo molto semplice per chi magari non ha la possibilità di venire alle fiere, tutto quanto, però vuole comunque avere una firma nell'opera. Questa è la soluzione migliore che abbiamo trovato per potervi comunque dare l'opera firmata in qualche modo. Quindi, se volete preordinarla, il link ve lo lascio qua in descrizione, mentre per l'edizione standard vi aspetto in fiera, in fumetteria, ovunque. Inoltre, ho letto le tantissime domande che mi avete lasciato sotto il trailer e vi rispondo alle due più comuni. Prima di tutto, sì, ovviamente saremo a Lucca col manga. Per forza, e come seconda, sì, sarà una serie. Non mi è ancora concesso dirvi di quanti volumi sarà composta la serie, saranno meno di 10 volumi, per cui tranquilli, no, non è One Piece, non andrà avanti all'infinito, ecco. Se avete altre domande, come sempre, scrivetemele qua sotto, che poi io farò proprio un video, un mangaka risponde dedicato esclusivamente a Death Shield, dove andrò proprio a sviscerare tutti i dubbi che vi sono venuti in mente. Detto questo, lascio di nuovo la parola a Luca e a Giorgio del passato. E io spero davvero che vi piacerà almeno quanto è piaciuto A a noi noi farlo, farlo, perché sì. veramente è stata una botta di vita. E quindi ti ringrazio a te per il cammino anche che iniziamo adesso e che faremo in futuro. Io sono contentissimo perché, come ci siamo già detti in privato, lavorare a Death Shield per me è stato qualcosa di corroborante dopo anni di shonen o shoujo manga canonici. È qualcosa di veramente fresco nel panorama, a mio avviso, e è stato molto molto divertente poter usare un determinato stile e disegnare determinate situazioni per me
fuori dai miei attuali canoni, quindi è stato veramente veramente figo e spero di aver reso al meglio le atmosfere che Luca mi ha descritto nelle sceneggiature. Adesso io, Giorgio è molto umile, quindi praticamente di lui vi ha detto poco niente, ma io lo seguivo su YouTube tipo 10 anni fa, è stato lui poi a farmi iniziare, ho detto ok, posso portare video sui manga dove magari spiego qualcosina che so anch'io, quindi diciamo che il mio mentore virtuale è stato Giorgio. Tra l'altro vi racconto questo aneddoto che forse tu non ricorderai. Me lo ricordo, sì. A Lucca? Sì. Lucca 2011, se non sbaglio. Io ero timidissimo, come sono abbastanza timido anche adesso, e tipo vedo Giorgio dal vivo davanti a dei Copic. Lui al tempo c'aveva i capelli lunghi, quei boccoli, io tipo vedo Giorgio, ero un mezzo nanerottolo, lo guardo. Me lo ricordo. Io che guardo Giorgio, volevo dirgli qualcosa tipo quanto mi piacciono i tuoi video, sei un grande, ma niente, ero tipo fissato mentre guardavo, facevo finta di guardare Retini, intanto guardavo Giorgio. Io me lo ricordo, dopo che ne abbiamo riparlato me lo sono ricordato effettivamente il momento, sì, questo bimbo carinissimo che stava lì, veramente carino, incantato, e è stato veramente carino ricordarlo. Il destino è proprio strano, perché appunto esatto, dopo tutti questi anni siamo qui a lavorare insieme e chissà, appunto, mi ha detto Luca, è solo l'inizio di un percorso che chissà dove ci porterà. E voi lo dovete scoprire insieme a noi, ovviamente. Per forza questo. Le fiere che faremo, ovviamente, a parte Romix, dove verrà lanciato e quindi ci sarà una roba grossa grossa, ovviamente anche Lucca Comics e poi tutte le fiere maggiori che man mano arriveranno, vi terremo sempre aggiornati. E fateci sapere cosa ne pensate, perché noi non vediamo davvero l'ora di conoscere i vostri pareri e so che voi non vedete davvero l'ora di leggerlo, per cui tutti i link utili come sempre sono nella descrizione del video. Vorrei concludere dicendovi che per me quest'opera, come avrete sicuramente capito, rappresenta davvero molto. Però alla fine ovviamente i giudici finali sarete voi. Io sono iper di parte, l'ho scritta io. A noi ci piace. Aspettiamo il vostro parere e cosa ne pensate. Quindi vi ricordo come sempre, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Qua accanto a me trovate altri 2 video interessanti che vi invito davvero ad andare a vedere. Soprattutto il trailer dell'opera che, yeah, non avete ancora visto, è tanta tanta roba, è breve, intenso, c'è tutto dentro. Noi vi ringraziamo sia per aver visto il video, tutto quanto, vi aspettiamo a Romix, a Lucca, poi tutte le date le metteremo sulle nostre pagine Facebook, le dirò anche io su YouTube, insomma, anche le fumetterie in cui verremo, cercheremo di venire nelle città più grandi. Insomma, è tanta ciccia, è tanta roba, è tanta roba. E noi ci vediamo al prossimo video.